Buongiorno a tutti, sono Mirko Bargolini, presidente di Fima Como. Vi do il benvenuto alla presentazione in streaming del Borsino Immobiliare 2020, Città di Como e Provincia. I giorni che stiamo vivendo sono un continuo susseguirsi di notizie, informazioni e discussioni a causa della pandemia che ci ha trasformato temporaneamente le vite. Per questo motivo, vorrei dare inizio a questo evento con un attimo di raccoglimento. 15 secondi di silenzio in segno di ringraziamento a tutte quelle persone, medici, infermieri, protezione civile, volontari e altri, che stanno compiendo ogni sforzo per combattere questo virus silenzioso e far tornare al più presto alla normalità la nostra vita. Vi chiedo quindi di chiudere gli occhi con me e dedicare a loro un pensiero. Grazie. Grazie ancora. Nella società, come nel mercato, vorrei dire che dovrebbe essere così anche nella politica, la mediazione non è complessità, ma può essere invece, e deve essere invece, un valore aggiunto, uno strumento di garanzia, di qualità e addirittura di semplificazione. Ogni giorno le imprese associate a FIMA aprono le porte ai loro clienti. FIMA è parte di Confcommercio Imprese per l'Italia, la più grande rappresentanza del commercio, delle attività professionali, dei servizi e del lavoro autonomo. Realtà importanti, moderne, diffuse su tutto il territorio, che rappresentano il tessuto vivo, produttivo e dinamico del nostro paese. Conoscerle è come attraversare l'Italia, il suo patrimonio di idee, risorse, attività e conoscenze. FIMA è un'autorevole rappresentanza politico-sindacale nell'ambito della mediazione immobiliare, merceologica, creditizia e dei servizi vari. Settori economici che coinvolgono i risparmi delle famiglie, spesso frutto di sacrifici di una vita. Un volano in grado di alimentare ben oltre il 20% del PIL nazionale. Federazione attenta alle esigenze delle imprese e della collettività attraverso formazione, etica, professionalità, innovazione e servizi di eccellenza per rispondere compiutamente alle necessità dei cittadini. Oltre 12.000 imprese associate con 40.000 dipendenti e collaboratori che ogni giorno prestano la propria attività ai consumatori e al futuro. Questa è FIMA Italia. Questi siamo noi. Fino a pochi giorni fa non avrei immaginato di un evento del Borsino Immobiliare 2020 realizzato in videoconferenza, ma le circostanze ci hanno portato a fare questa scelta e abbiamo fatto di necessità virtù. Con ottimismo, dunque, abbiamo accettato questa sfida per noi nuova. Lasciatemi subito ringraziare gli sponsor, in particolare Credipass Como, Banco Desio, Ance Como, Confcommercio Como, Ente Mutuo Regionale, e senza di loro non saremmo riusciti a realizzare il borsino. Ringrazio anche le associazioni e gli enti che ci hanno patrocinato come ogni anno l'evento, tra cui Regione Lombardia.
Ringrazio inoltre FIMA Nazionale e per il costante supporto Confcommercio Como. Ringrazio il presidente Giovanni Ciceri, il direttore Graziano Monetti e il funzionario Andrea Pizzi. A tal proposito passiamo ai graditi saluti del presidente nazionale FIMA Santino Taverna, del presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi e al presidente della Confcommercio Como Giovanni Ciceri. Buongiorno a tutti e grazie a FIMA Como e al presidente Bargolini per avermi permesso di intervenire a questa presentazione del borsino immobiliare degli immobili della città di Como e provincia. Grazie anche agli associati che contribuiscono a fornire i dati espressi dal territorio e dalla vostra commissione che li elabora per pubblicare la rilevazione dei valori. Un lavoro importante anche in questa fase emergenziale dove la gente si ritrova disorientata nel leggere articoli di giornali con le proiezioni più disparate nel merito dell'economia del mercato immobiliare del paese. Anche questo borsino è un servizio di informazione importante, oltre che per i consumatori, anche per tutti i player del comparto. Gli operatori immobiliari vivono quotidianamente di scambi immobiliari e pertanto sono anche i soggetti più idonei per esprimere i valori nell'ambito del mercato. Non è un caso se le FIMA provinciali partecipano al tavolo OMI dell'Agenzia delle Entrate proprio per fornire queste indicazioni. In questa fase d'emergenza sanitaria siamo impossibilitati ad esercitare, oltre che essere relegati all'interno delle rispettive abitazioni. In queste condizioni è improbabile per la categoria concretizzare risultati apprezzabili e non più di tanto può fare nemmeno l'utilizzo della tecnologia per un'attività che si basa quasi esclusivamente sulle relazioni face to face con la clientela. Va da sé che la vita delle persone è un aspetto prioritario, ma questo non impedisce a FIMA di continuare ad operare nell'interesse della categoria e dei propri associati. Per elencare quanto e come la Federazione si sia attivata con il supporto di Confcommercio servirebbe troppo tempo, ma ritengo conveniente informare che la Federazione sta tuttora prodigandosi, anche tramite la consulta interassociativa, per accelerare le riaperture delle nostre attività. Questo fermo forzato produrrà ovviamente un calo nel numero delle compravendite immobiliari del Paese, ma per quanto riguarda i valori non penso che assisteremo, ed è anche il giudizio degli esperti, a contrazioni significative. In questo ambito però anche la categoria dovrà contribuire, cercando nelle fasi di compravendita di non agevolare sempre nel limite del possibile i clienti acquirenti che propongono controfferte di prezzo spesso discutibili. La ripresa del mercato purtroppo non sarà immediata, ma questa esperienza potrebbe portarci però a delle riflessioni positive anche nel merito del modello operativo che come categoria abbiamo adottato. Siamo tuttora carenti nell'interazione tra colleghi e siamo ancora troppo diffidenti per avviare una collaborazione strutturata tra operatori, che è quello che potrebbe non solo permetterci di ridurre la spesa pubblicitaria, ma anche di offrire un servizio più efficiente e qualificato in risposta alle aspettative dei consumatori. Abbiamo la necessità di essere più uniti, di riuscire a fare fronte comune per accrescere il consenso della clientela. E penso che questo sia anche il modo per poterci sentire più forti, soprattutto in queste fasi complesse e difficili, e per poter poi ritornare a guardare avanti con rinnovata serenità. Siamo in condizione di poterlo fare e sono convinto che uniti ce la faremo. Grazie a tutti e buona continuazione dei lavori.
Bene, innanzitutto buongiorno. Siamo tutti dispiaciuti di non poter, come ogni anno, stare insieme per il Borsino Immobiliare, ma ci tenevo a registrare questo video per mandare innanzitutto un saluto a Mirko Bargolini, un saluto a Santino Taverna, un saluto a Giovanni Ciceri, ma soprattutto un messaggio, come dire, di speranza, di fiducia a tutti voi, a tutti gli agenti collegati, a tutti i professionisti che partecipano ogni anno al Borsino Immobiliare. Un messaggio di fiducia e di speranza dopo 30-40 giorni particolarmente difficili, drammatici, dolorosi per questo virus che ha investito il mondo, ma ha investito in maniera molto molto forte la nostra regione. Fortunatamente dopo questo periodo si inizia a parlare di ripresa, di riapertura, di rilancio, si inizia a guardare a quella che è comunemente chiamata la fase 2. Una fase 2 che sarà ad oggi, come dire, un punto di domanda, perché l'economia che abbiamo lasciato a fine di febbraio non sarà certamente quella che ritroveremo ai primi di maggio. Non è un interruttore che si abbassa o che si alza come quando accendiamo la corrente. Però credo che chi rappresenta le istituzioni, oltre a dare un messaggio di fiducia, deve cercare di, come dire, mettere in campo qualche ricetta. E devo dirvi che Regione Lombardia, da qui a qualche giorno, esattamente il 4 di maggio, approverà un provvedimento storico, perché per la prima volta la nostra regione contrarrà debito, si indebiterà per una cifra importante, 3 miliardi di euro, che verranno approvati in aula consiliare appunto il 4 di maggio, perché vuole tentare di immettere subito una grossa liquidità a favore degli enti pubblici, che ovviamente la trasmettono alle imprese, direttamente alle imprese, perché abbiamo questo passaggio fondamentale, quindi il pubblico che deve in qualche modo cercare in maniera veloce di immettere risorse e di far ripartire l'economia, tutta l'economia. Ovviamente ci aspettiamo che lo stesso provvedimento, ma siamo certi che così sarà, arriverà anche dal governo e arriverà anche, come dire, dall'Europa, che ha necessità anch'essa di dare un grande segnale di vicinanza a tutti gli stati che sono stati, come l'Italia, colpiti in maniera molto forte da questo virus. Però ecco, finalmente si parla di una fase 2, finalmente si parla di un rilancio, di una ripresa. I lombardi in particolare, gli italiani in generale, sono sempre stati molto bravi, molto capaci di riprendersi dalle batoste che nella nostra storia comunque abbiamo per varie ragioni dovuto subire. Quindi credo che sia anche il momento di far vedere, come abbiamo sempre fatto vedere, quanto saremo capaci. Regione Lombardia farà la propria parte, lo faranno credo tutti gli enti pubblici. Abbiamo fiducia e l'anno prossimo speriamo appunto di rivederci ancora sorridenti, come abbiamo sempre fatto al Borsino Immobiliare. Vi auguro ovviamente un buon pomeriggio e un buon lavoro. Buongiorno, vi risparmio tutto ciò che avete già sentito di luoghi comuni e cose anche purtroppo sostanzialmente vere, che però avete già macinato e rimacinato in tutte le salse, in tutti gli articoli e ovunque voi abbiate girato. Per cui vi dico cosa abbiamo fatto noi di Confcommercio in questo periodo. Abbiamo creato un gruppo di lavoro, un'unità in cui sono rappresentati sostanzialmente i vari settori del commercio, quindi delle professioni e dei servizi, e abbiamo cercato di venire incontro alle esigenze, recependo quanto fosse importante in questo momento essere corpo intermedio quanto essere sindacato. Per cui l'importanza nostra l'avete potuta accertare magari anche voi attraverso la vostra federazione, attraverso i servizi che sono stati posti in essere e attraverso le risposte che avete avuto. Questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo detto che in questo momento era pensare alla fase 1. Fase 1 vuol dire sopravvivere. Sopravvivere vuol dire sopravvivere economicamente, ma soprattutto, prima di tutto, fisicamente. Per cui un passo alla volta e prima di tutto sopravvivere. Per sopravvivere c'è necessità di avere liquidità. Un'impresa deve per forza avere liquidità. Abbiamo cercato di attivarci con il sistema bancario, lo sapete benissimo che non è facile. Anche qui vi risparmio tutte le polemiche su quello che poteva essere fatto, cosa non hanno fatto e quant'altro. Ci siamo attivati attraverso la Fidicontrol e qualche risultato penso che l'abbiamo ottenuto, c'è moltissimo da fare. Io devo solamente ringraziarvi, ringraziare il vostro Presidente, tutti voi, perché in un momento difficile come questo avete avuto il coraggio e la forza di dare un segnale forte che è quello, attenzione, stiamo rincominciando. Non sarà oggi, non sarà domani, sarà dopodomani, sarà nelle condizioni in cui ci diranno di farlo, ma dovremo farlo bene ed in maniera saggia e quello voi lo state facendo.
come avete sempre fatto. Per cui, ragazzi, complimenti, signori, a voi tutti, in bocca al lupo e che Dio ci assista. Grazie di nuovo ai presidenti per il loro intervento. L'anno appena passato, il 2019, ha visto la mia rielezione a presidente di FIMA Como. Lo considero un onore ed un riconoscimento anche per il lavoro fatto negli anni scorsi. L'impegno di FIMA Como è sempre stato quello di fornire ai propri associati la formazione, costante e puntuale. Abbiamo anche in questo periodo, nel mese di marzo e di aprile, organizzato 11 webinar con la collaborazione di FIMA Lombardia e FIMA Milano Lodi Monza e Brianza. Hanno avuto un grande interesse e devo dire che la partecipazione degli associati di Como è stata una delle più numerose. Un'altra novità del 2020 è la collaborazione con Creditpax. Abbiamo creato questa joint venture, abbiamo inserito nel sito www.trovacasacomo.it il box rata. Il box rata permette ai nostri clienti di calcolare qual è la loro possibilità per attivarsi nell'acquisto di una casa tramite un mutuo. È una cosa molto interessante, ve ne parlerà poi con l'altra novità che è quella del stima. Adesso possono chiedere una valutazione e viene fatta la scelta tramite la localizzazione delle agenzie. Ve ne parlerà Davide Carnevali. Adesso vorrei parlarvi dei progetti che abbiamo nel 2020. Abbiamo ancora voglia di fare dei corsi, li dovremo fare online, ve ne parlerà Marco Mangano dopo, e vogliamo proseguire su questa linea. Purtroppo non possiamo ancora incontrarci, ma lo faremo in questo modo. Ad ora lascio la parola agli ospiti per un interessante intervento. Vi sarà l'amministratore delegato di Hedge Group, Enrico Quadri. Il moderatore sarà il nostro consigliere e membro di giunta, Marco Mangano. L'argomento sarà credito contro il Covid-19. Buongiorno a tutti, sono Marco Mangano, membro di giunta di FIMA Como, e all'interno dell'evento della presentazione del borsino 2020 abbiamo il piacere di ospitare l'amministratore delegato di H Group, Enrico Quadri. H Group è la holding che comprende Creditpass come asset principale, che è partecipata a sua volta da FIMA Italia. Visto il momento attuale, non nascondiamocelo, abbastanza critico, riteniamo sia opportuno e doveroso fare una panoramica di quali siano le difficoltà che si stanno incontrando e le soluzioni che il mercato del credito sta ponendo e si presume porrà di qui tanto nel breve termine quanto nel lungo termine. Doveroso quindi cominciare con una domanda ad Enrico Quadri per quanto attiene alla situazione che è stata vissuta dal mercato creditizio, strettamente legato al mercato immobiliare, durante la fase di Covid-19, di lockdown. Allora Enrico, cosa ci puoi dire al riguardo? Come abbiamo reagito con Creditpass e qual è la panoramica che ci puoi descrivere del periodo che abbiamo vissuto purtroppo fino ad oggi? Bene, grazie Marco. Buongiorno a tutti gli associati FIMA di Como. Buongiorno anche al Presidente. Ringrazio più che altro invece io voi per la possibilità appunto che ci date, ecco, per l'ospitalità. Ecco, la mediazione creditizia, veniamo un pochino a noi. La mediazione creditizia è stata considerata dal governo all'interno della filiera del credito come una delle attività fondamentali comunque per il paese, e quindi noi abbiamo subito tra virgolette il lockdown, pur avendo insieme a Marco, che tra l'altro mi dicevo oggi va in stipula, giusto Marco, con una pratica di mutuo, abbiamo avuto la possibilità di operare, abbiamo avuto il dovere anche di operare, perché se il governo ha considerato la filiera di credito come essenziale, voi potete immaginare che c'è e ci sarà da parte dello stesso governo sicuramente un sostegno
a questo genere di attività. Allora, come l'abbiamo vissuta in questi giorni, Marco? L'abbiamo vissuta a corrente un po' alternata, nel senso che il fatto di avere una sede, no, proprio a Bergamo, e una sede secondaria in provincia di Treviso, guarda un po' la sfortuna, insomma, parliamo delle due province d'Italia in assoluto più colpite, però ci ha messo nelle condizioni di attrezzarci un po' prima, no, rispetto agli altri. Per noi lo smart working è, ormai dura da più di un mese, quindi noi abbiamo continuato a sostenere appunto la clientela delle agenzie immobiliari che doveva andare in stipula in mezzo a tutte le difficoltà del caso, no? Perché sappiamo tutti che sono state chiuse le conservatorie, abbiamo avuto problemi all'interno proprio della filiera, quindi comunque non so, il perito che non poteva avere accesso all'immobile per effettuare la perizia, ha dovuto poi magari chiudere la filiale, quindi qualche stipula che è stata rimandata. Quindi sicuramente il primo mese, il mese di marzo, non è stato un mese facile. E un po' in tutti gli ambiti e settori si è fatto fronte a questa prima situazione di emergenza, quindi le stesse perizie, insomma, sono diventate più che altro delle verifiche abbastanza light. La maggior parte delle banche con cui operiamo hanno avuto tutto l'interesse nel dar corso appunto all'erogazione dei mutui che c'erano per le richieste che avevano in corso e hanno fatto, devo dire, di tutto, ecco, per non bloccare comunque il sistema. E come diceva un pochino prima anche Marco, i nostri settori sono strettamente connessi, quindi il mondo del credito vive di compravendite immobiliari, il mondo delle compravendite immobiliari vive di credito, e quindi questo assolutamente deve confortare, perché non si è mai fermata la filiera del credito, noi con loro, però dalle banche stiamo ricevendo sicuramente segnali molto molto positivi, ecco, per quello che è il corrente. Perfetto. E dato che Credipass è società leader di mercato nel suo segmento, diciamo che ha anche un punto di osservazione privilegiato. Come ritieni che si possa sviluppare la fase immediatamente successiva, che probabilmente è molto più strategica di quello che molti osservatori ritengono, immediatamente successiva quindi alla chiusura, quindi all'immediata riapertura? Quali possono essere, anche nell'ottica della presentazione attuale del Borsino 2020, le ripercussioni sia sul mondo del credito, che ovviamente nessuno ha la sfera magica e può dare certezze, ma quelle che si prevedono sui prezzi piuttosto che sull'andamento del mercato immobiliare in linea generale? Allora, prima di tutto, parlando al contrario, no, del mercato immobiliare, posso dire questo da cittadino, no? Da utente, da fruitore, insomma, dei mezzi di informazione. Mai come in questo periodo si è parlato di casa, e penso che per tutti quelli che operano nel settore questo possa dare sicuramente un riscontro positivo, un vantaggio. La casa è diventata anche il presidio sanitario più importante, no, in questo momento, perché tutti quanti ci hanno detto state a casa per star bene. Io immagino che tutti quanti, io per primo, no, abbiamo riscontrato quelli che potevano essere dei difetti delle case, no? Seppur magari nuove o recenti, no? Ci siamo accorti che magari era carino, sarebbe stato carino avere uno studio, no, dove poter lavorare in maniera più riservata, piuttosto che quella stanza in più, quel bagno in più, però tutti quanti, insomma, ci siamo trovati un po' costretti qui dentro. Ecco, io vedo nella ripartenza, nella riapertura, no, di queste case, così, la volontà da parte degli italiani di rinnovamento. Ovvio che dobbiamo fare i conti, no? E quindi torniamo un pochino con i piedi per terra con quello che è la situazione poi del mercato del lavoro, perché tante aziende hanno usufruito gli ammortizzatori sociali, e chi si occupa di credito come noi, Marco, sa benissimo che avere la presenza di ore, no, di cassa integrazione su una busta paga poi può diventare, no,
un problema, no? Nell'analisi del credito o per il merito creditizio del cliente, del richiedente il mutuo. Questo succede in tempi normali. Ovvio che in una situazione come questa, io ricordo situazioni tipo del 2012, ecco, quando portavi una busta paga o un CUD, no? Dove c'era una presenza di cassa integrazione, beh, non è che il direttore si spaventasse, no? Per la cosa, perché se una persona vive su questa terra e fa credito in questo mondo sa benissimo che la situazione è quella che è. La cosa importante è che poi quelle aziende però abbiano continuità, quindi mi immagino sicuramente tutta una situazione per cui non verrà ad essere analizzata la busta paga del richiedente, ma più che altro magari verranno fatte due o tre verifiche in più sullo stato di salute dell'azienda per cui opera questa persona, che magari ha un pregresso di ore di cassa integrazione, ma poi è stato reintegrato totalmente, no? Quindi ha un orario di lavoro completo. Prima cosa mi viene da dire è che le banche ci hanno assicurato, le banche con cui operiamo, le delibere di mutuo, sappiamo tutti, hanno una durata che va dai 3 ai 6 mesi, ecco, le banche ci hanno assicurato che non andranno a rivedere, no, la posizione dei nostri clienti alla luce, no, di quanto è successo in questi ultimi mesi. E questo è molto positivo, perché vuol dire che chi era meritevole di mutuo e l'aveva ottenuto e l'ha ottenuto in tempi normali, andrà a stipulare anche in tempi, ecco, di Covid. Quindi questo per l'immediato futuro, immagino che per tutti gli agenti immobiliari, e qui esorto tutti, ma non soltanto per convenienza nostra, ad utilizzare veramente il consulente del credito. Qui abbiamo Marco Mangano, ha una squadra eccezionale su Como. Ecco, avere un consulente in questa fase è fondamentale. Se è fondamentale per le aziende, per sapere come riuscire a reperire quei famosi 25.000 euro o di più, no, di sostegno che dovrebbero essere garantiti appunto dallo Stato, è altrettanto fondamentale per un privato oggi muoversi in questa situazione. E quindi diamo un sostegno ai privati attraverso l'attività di un consulente, che può avere varie opzioni, perché poi sappiamo le banche non sono tutte uguali, ognuna poi interpreta, no, il presente e il futuro in modo diverso. È importante avere davanti un ventaglio completo di offerta per capire, ecco, come collocare al meglio una richiesta di mutuo. E questo appunto è quello che accadrà nel primo futuro, quindi mi immagino comunque un'attività abbastanza frenetica, no, di stipule e di conclusione di operazioni già in essere, già in corso. Quindi questo il prossimo futuro. Ecco, nell'ottica del prossimo futuro ed invece dell'andamentale nel medio termine, io amo fare questo esempio. Oggi una categoria, forse tra le prime, che è stata destinata alla chiusura, sono per esempio quelle dei bar. È un esempio scolastico, ma ha un senso, perché credo che la prima cosa che faremo tutti quanti quando usciremo sia andarci a godere un bel aperitivo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire, in maniera un po' schematica e anche banale, ma vuol dire che comunque un tessuto economico, anche nelle peggiori previsioni, possa avere un suo ritorno nel tempo. E quindi il medio termine, immediatamente successivo alla fase dell'uscita immediata dal lockdown, sarà decisamente importante, perché dovrà sostenere, se non addirittura riprendere quello che si è perso, sostenere quindi la nuova economia. E nell'ottica della liquidità che si prevede venga messa poi sul mercato da parte della BCE, con i vari strumenti, per carità, ritengo che potresti darci magari qualche visione anche, allora, guarda, in questo segmento. C'è da dire, lo dicono in tanti, ma bisogna gridarlo sempre a gran voce, no? Che il mercato immobiliare è il mercato trainante dell'economia nazionale, tutta l'economia nazionale. Quindi che e poi gli agenti immobiliari e mettere in moto, in movimento. In considerazione di ciò, se è vero, no, come stavo dicendo prima, che lo Stato ha già predisposto dei sostegni per le aziende, e questo sicuramente è fondamentale per l'economia, è anche vero che queste aziende poi dovranno vivere di
vendite, no? Di commesse, e le commesse ci sono quando ci sono i consumi, e quindi bisogna spingere comunque i consumi. Quindi quello che è il passo 2, che verrà sicuramente attuato, è proprio quello di mettere nelle condizioni i consumatori appunto di consumare. Stimolo all'acquisto, abbiamo visto, ci sono varie leve, no? Adesso noi naturalmente dobbiamo parlare del mercato del credito immobiliare, che è quello che riguarda più direttamente noi e questa platea. Il primo stimolo che abbiamo visto negli anni di ripresa dalla crisi è arrivato proprio dal famoso Consap, no Marco? Quindi il fatto di avere una garanzia statale, no, a supporto delle richieste delle categorie più deboli, no, che accedevano all'acquisto di una casa. E questo sicuramente ha fatto in modo, no, che ci fosse un certo tipo di fermento. Noi stessi abbiamo operato tantissimo, no, in questo ambito, per cui croce delizia, no, c'era sempre questa richiesta che faceva l'istituto di credito a Consap, ne abbiamo gestita anche insieme qualcuna, io e Marco, in termini di sollecito, vero Marco, su alcuni istituti di credito. Però ecco, benedetta questa possibilità. Allora, il Consap per le giovani coppie aveva due caratteristiche. Quella di poter arrivare alla copertura massima del 50%, no, dell'importo ottenuto dalla richiesta poi all'istituto di credito, e di avere un tetto massimo dei 250.000. Quello che stiamo cercando di spingere anche noi, e come FIMA, perché FIMA sapete anche la sezione, la consulta della mediazione creditizia, Credipass come partecipata da FIMA ha naturalmente il suo posto al tavolo della consulta. Ecco, abbiamo richiesto quindi a Catricalà, che è presidente dell'OM, l'organismo, no, di vigilanza della mediazione creditizia, e quindi quello che è stato richiesto è di ampliare, no, la garanzia, quindi di portare questa garanzia al 90-100%, e di eliminare il limite di età, no, di accesso appunto a questa garanzia, perché riteniamo importante dare questa opportunità anche ai quarantenni, insomma, e di allargare il mercato, quindi portare il limite dai 250.000 ai 400.000 euro per coprire il grosso del mercato della prima casa, no? Un po' in tutte le realtà. Quindi non premiare tanto l'attività speculativa quanto l'attività primaria, proprio quella di acquisto della prima abitazione. Allargando questa fascia, e noi siamo abbastanza convinti di poter ottenere ascolto. Ora, la rischiosità che c'è tra finanziare un privato che acquista la prima casa attraverso un mutuo e un'impresa, naturalmente, ecco, è molto meno rischiosa la prima attività che non la seconda, quindi avendo fatto partire la seconda non possiamo che essere fiduciosi di avere anche la prima. Il nostro ruolo sarà proprio quello di infondere un certo tipo di fiducia nel cittadino, perché se è vero che le imprese andranno dritte a fare richiesta di credito perché è vitale, essenziale per loro, è anche vero che dobbiamo rinnescare quel meccanismo, no, di voglia di acquisto da parte appunto dei privati. Quello che consiglio a tutti è di valorizzare veramente tanto il proprio portafoglio, quindi ogni cliente che voi portate in visita a vedere un immobile è un cliente veramente concretamente intenzionato ad acquistare una casa in una certa fase. Ecco, questo cliente cerchiamo di profilarlo dal punto di vista creditizio nel momento in cui abbiamo la certezza, la garanzia che questo cliente può essere finanziabile, non lasciamolo scappare e seguiamolo ovunque per riuscire a soddisfare le sue richieste, perché in un mercato in cui sicuramente aumenterà un'altra volta l'offerta, no? Ma semplicemente perché abbiamo avuto un buco di 2 o 3 mesi in cui le vendite sono state minori, no, rispetto al normale, ovvio che la richiesta merita un punto in più di attenzione, perché la richiesta qualificata di soggetti finanziabili è da gestire al meglio, quindi con i guanti bianchi, e non vi fate mai scappare un potenziale cliente finanziario, quindi sfruttate al massimo la sinergia con la mediazione creditizia per riuscire a fidelizzare questi clienti, a infondere loro fiducia, a mettere, come diciamo noi, in tasca quell'assegno circolare, no, spendibile subito, che si chiama predelibera reddituale,
e a consentire appunto a queste persone poi di tornare a progettare, tornare a sperare e tornare ad avere la possibilità di acquistare una casa. Perfetto. Mi sento di aggiungere che la pubblicità degli immobili avrà, intendo sul lato virtuale, quindi i vari portali, avrà un peso sempre maggiore. E in questo ricordiamo agli associati che partecipano una collaborazione fattiva sul territorio, pur essendo virtuale, perché Credipass e Fimacom hanno creato una sinergia tale per cui il motore trovacasacomo.it possa essere finalmente, e ormai ci siamo, nelle prossime settimane finalmente il portale partirà a pieno regime, possa essere finalmente uno strumento di lavoro dedicato agli associati Fimacomo. È stato un grande sforzo organizzativo, durato un anno per mille motivi burocratici e tecnici, ma ora siamo finalmente pronti. Quindi vi chiediamo di partecipare al nostro portale con entusiasmo e vedrete che la sinergia Credipass Fimacomo, scaricata sul portale trovacasacomo.it, porterà dei buoni risultati, una grande soddisfazione. Ecco Marco, io volevo aggiungere questo. Prima di tutto ci fa molto piacere essere vostri partner, no, in questa iniziativa in cui comunque crediamo molto. E cerchiamo di dare un supporto fattivo poi, no, agli associati, certo, alle categorie, quindi certo, al di là di tutto. Ecco, sono sicuramente operazioni lodevoli perché comunque promuovere, no, la compravendita di immobili con determinate logiche soprattutto vuol dire mettere nelle condizioni i partner immobiliari di effettuare più vendite, quindi più opportunità anche per noi poi di gestire delle operazioni. Però ecco, una cosa che non si è fermata, abbiamo visto in questo periodo, è proprio la raccolta di quelli che noi chiamiamo lead, no? Che poi sono persone, no? Come diciamo noi. Quindi questi lead che arrivano dai portali immobiliari non si sono fermati, perché se io fossi un agente immobiliare mi chiederei, no, chiuso nella mia casa, ma fuori ci saranno ancora persone, no, che vogliono comprare casa? Ecco, la risposta è sì, nel senso che penso che sia importante anche riceverla, poi l'avrete anche ricevuta da persone sicuramente più addentro al settore rispetto al sottoscritto, simile a quello che vi dicevo prima, di soggetti che vogliono sapere se possono essere finanziabili, no, per quello che è il loro progetto immobiliare. Queste richieste arrivano da portali immobiliari, quindi vuol dire che le persone stanno frequentando questi portali immobiliari, quindi stanno guardando case. Ecco, e poi dopo passano all'ambito creditizio e ci chiedono delle consulenze. Grazie alla tecnologia di cui disponiamo riusciamo anche a fare, ecco, queste consulenze a distanza, a raccogliere addirittura firme a distanza e processare pratiche, tanto che la nostra azienda, per fortuna, ovvio, ha avuto una flessione, no, in ambito di stipule, però il caricato, quindi le nuove pratiche di mutuo, stanno continuando, no, a crescere, quindi meno rispetto a gennaio, febbraio, però comunque con livelli sicuramente molto alti. Abbiamo un magazzino che si è gonfiato, anche noi per primi non vediamo l'ora di scaricarlo a terra, quindi aspettiamo con ansia la riapertura. Perfetto. Allora, ringraziamo Enrico Quadri per il suo brillante intervento e per quello che, insomma, concerne il rapporto Credipass Fimacomo, che ritengo, essendo parte in causa nelle due, assolutamente privilegiato. E auguriamo a tutti i partecipanti, insomma, che si possa riprendere con livelli molto molto soddisfacenti rispetto a quello che magari anche un po' il timore fa ritenere, insomma, un po' troppo sottolivellato. Vedrete che pian piano, con fiducia, si potrà ripartire in maniera più corposa di quello che ci si attende. Ringrazio i relatori per l'approfondimento e vorrei aggiungere anch'io una considerazione in merito al sistema creditizio. Per avere una ripresa capace di riportarci in tempi medio-brevi alle condizioni pre-Covid, è indispensabile che le banche, magari con l'aiuto
delle garanzie statali continuino ad assicurare un adeguato volume di erogazione dei mutui. Ora ci avviciniamo al cuore della presentazione del borsino immobiliare. Svegliamo la tanto attesa opera che fa sempre da copertina al borsino, in questo caso è il borsino 2020 e l'opera è presentata dall'artista comasco Francesco Corbetta. Opera che viene poi donata all'associazione stessa, la quale poi la mette all'asta a fini benefici. Buongiorno a tutti, sono Francesco Corbetta. Inutile dirvi che avrei preferito conoscervi e incontrarvi nel mese di marzo. Ringrazio comunque FIMA che mi ha dato questa opportunità quest'anno, inoltre la possibilità di fare questo piccolo video per conoscerci. Sono un fotografo professionista, lo studio a Como e la mia ricerca artistica la porto avanti ormai da diversi anni. La mia prima mostra importante, devo dire, in città è stata nel 2006 a San Pietro in Atrio. Ne sono poi seguite diverse sia in spazi sempre pubblici e anche privati. Per quanto riguarda il mio lavoro appunto di ricerca, i temi principali trattati sono l'architettura e il reportage urbano. Mi definisco però un fotografo anomalo perché ho sempre guardato più alla pittura che non alla fotografia vera e propria, oggettiva. Quindi i miei lavori hanno sempre avuto un forte contenuto estetico. Nel corso degli anni poi le cose cambiano, il mondo cambia e quindi è cambiato anche il mio modo di vedere. E anche il tema, se vogliamo, si è concentrato più su un tema di comunicazione che non meramente legato all'architettura o a storie di città, insomma. La comunicazione perché? Perché a mio parere è un lavoro di riflessione e provocazione legato ai social media. Per forse farvi capire meglio, ho trovato una forte analogia con uno scritto di Gillo Dorfles, un testo di questo libro intitolato Horror Pleni. Ve lo voglio leggere perché è breve, sintetico, però per farvi capire meglio il lavoro che ci sta dietro. Tra l'altro questo lavoro, intitolato Hashtag Guardo ma non vedo, sta alle mie spalle, dove fotografo il paesaggio ma c'è sempre una figura e il paesaggio poi in un secondo momento lo cancello quasi completamente con un bianco piatto pulito. Lui scriveva: oggi siamo completamente saturi di segnali di comunicazione, un groviglio di messaggi che molto dicono e poco o nulla comunicano. La nostra facoltà di immaginazione è disturbata. Persino i nuovi orizzonti della comunicazione digitale, che all'inizio ci apparivano come vastità inesplorate, sono già carichi di pseudo oggetti e pseudo eventi. E allora possiamo mantenere anche nel nostro horror plane quotidiano una consapevolezza? Bene, sono poi dalla fase 1 passato alla fase 2, permettetemi questi termini purtroppo oggi molto attuali. Sono passato alla fase 2 con hashtag guardo ma non vedo, Pluriball. E a questo punto vado a svelarvi l'opera per FIMA di quest'anno. Eccola qui, è una fotografia di Como, la fotografia se vogliamo è semplice, ma è stata una scelta meditata.
e sulla fotografia applico un foglio di Plurible che crea un filtro, quindi ci permette di guardare la fotografia ma non vederla al 100%. Dobbiamo un attimino soffermarci, prenderci del tempo e quindi appunto tentare non solo di guardare in modo superficiale, ma per vedere dobbiamo entrare nell'opera. Io non andrei avanti, mi piacerebbe farvi uno zoom, farvi vedere l'opera con un cannocchiale, se volete, per vedere i contrasti che crea il Plurible, le zone di luce e di ombra. Non lo faccio in questo momento anche perché ho poco tempo, ma spero, mi auguro, di potervi incontrare personalmente e magari richiacchierare di quest'opera insieme a voi. Vi ringrazio e vi mando un grande saluto. Ciao! Ringrazio l'amico e l'artista Francesco Corbetta. Adesso veniamo all'edizione del Borsino 2020, un'edizione insolita per la quale ci siamo dovuti necessariamente immaginare due scenari, quello pre-Covid e quello post-emergenza. Per quanto riguarda lo scenario antecedente la comparsa del Covid-19, vi avrei dovuto parlare di un mercato immobiliare stabile, con un numero di compravendite in crescita e prezzi lievemente in rialzo, soprattutto nella città di Como, quarta in Lombardia per l'NTN, il numero di transizioni normalizzate. Vi avrei descritto un mercato vivace con prezzi in crescita, con gli immobili in nuova costruzione con caratteristiche di risparmio energetico e vi avrei parlato di un buon recupero delle vendite anche in provincia, con prezzi più stabili e con lo smaltimento del magazzino regresso. Sul versante locazione avremmo potuto individuare con certezza due tendenze: un mercato in piena crescita a Como per le località turistiche più rinomate, con la possibilità di acquisti di porzioni immobiliari, a segnare una nuova fase di investimento sugli immobili. Mentre per il resto della provincia vi avrei parlato di una domanda che spesso supera l'offerta, di una costante difficoltà nel reperire immobili da concedere in locazione. Poi però, del tutto inaspettata, è sopraggiunta la pandemia, che avrà inevitabili conseguenze e ripercussioni sulla situazione che vi ho appena illustrato, aprendo un nuovo scenario, quello del post-Covid, che oggi è difficile decifrare con sicurezza. Una considerazione mi sento di farla con certezza, riguarda noi professionisti del settore. Oltre ad attrezzarci a sfruttare al meglio la tecnologia per realizzare visite virtuali degli immobili, ad organizzarci per incontrare o ricevere in piena sicurezza i clienti, dovremo saper cogliere una nuova percezione che i proprietari ed acquirenti avranno degli immobili dopo questo periodo di emergenza sanitaria. Non dimentichiamo infatti che in questi giorni, la casa è diventata il centro ed il confine di tutto il nostro mondo. Ci saranno persone che avranno maturato il desiderio di spazi più ampi. Pensiamo a chi deve lavorare in casa e non può sfruttare che il soggiorno. Gli architetti, i professionisti, tutti noi dovremmo inventarci qualcosa per permettergli di avere quello spazio in più per poter essere e lavorare in tranquillità. Quindi queste nuove percezioni passeranno da parte dei nostri clienti a noi e dovremo farle nostre. Ci saranno anche persone che rivaluteranno, oltre che i locali, gli spazi accessori come i terrazzi, i balconi, i giardini privati, gli spazi condominiali per poter far giocare o avere degli spazi loro per i loro figli. Ci saranno anche persone che rivedranno quello che è il discorso dei servizi di connessione, di banda larga, di domotica e valuterà magari anche
qualcuno di trasferirsi in zone dove sotto casa può trovare i negozi e i principali servizi. Pensiamo ai negozi di vicinato che stavano piano piano scomparendo, potrebbero avere una nuova linfa e questa linfa può creare nuove vendite, nuovi affitti di negozi nelle zone periferiche. Starà ad ognuno di noi saper cogliere ed interpretare queste nuove esigenze per trasformare in opportunità commerciali. In tutto questo, il ruolo dell'associazione sarà centrale nell'informare, formare ed assistere noi tutti. Lascio ora la parola agli interventi del vicepresidente vicario FIMA Como Claudio Zanetti, che ci illustrerà i dati del Borsino 2020, oltre al Sentime, e del docente dell'Università di Bologna, professor Stefano Stanzani, che ci parlerà delle prospettive future del mercato immobiliare. A voi la parola. Buongiorno. Allora, qui possiamo dire che è il bello della diretta, credo, e anche il brutto. Allora, ci ha raggiunto Stefano Stanzani, professore docente dell'Università di Bologna. Buongiorno a tutti. Ciao Stefano, noi ci sentiamo proprio ora. Vorrei solo chiedere una cortesia, per chi, non so, magari al Mirko. Di dirmi se l'audio va bene, se ci sono problemi, altrimenti andiamo, possiamo partire. Ok. Perfetto, potete partire. Va bene, allora l'intervento si svolge in due fasi. La prima, io entro in merito al Borsino immobiliare e quindi alla pubblicazione. Dopodiché parliamo di sentiment con il professor Stanzani. Perdonatemi se ci saranno magari degli imprevisti, ma stiamo lavorando molto a getto qui. Qui potete vedere la copertina del Borsino Immobiliare con l'opera dell'artista. Stravolgiamo un po' il programma. All'interno del Borsino, diciamo prodotto dal Centro Studio IFIMA, il consueto mercato della casa di Come Provincia, quindi un report del 2019 dell'andamento del mercato immobiliare, compravendite e prezzi. Centro Studi FIMA che ha supportato appunto dal professor Stanzani che si occupa in particolar modo di statistica. Ci portiamo alla... scusate, ma... alla guida della lettura del Borsino. La guida della lettura del Borsino è in questa edizione importante ed è importante capire qual è la valenza della guida. La guida serve a interpretare correttamente i valori espressi all'interno del Borsino. Il Borsino vi riporta un unico valore per quanto riguarda l'immobile. Questo unico valore va elaborato utilizzando appunto la guida della lettura che vi consentirà di ottenere un valore attualizzato di un determinato immobile. Questa guida è rimasta statica per diversi anni con modifiche minime. In questo periodo di vita però i cambiamenti sono molto più rapidi di una volta. Se una volta si poteva accettare una guida statica, oggi questa guida, se rimane statica, avrà sempre un valore minore. Quindi abbiamo portato delle modifiche importanti ai coefficienti e adesso vi illustro anche il discorso energetico. Già da alcuni anni abbiamo le tabelle di classificazione energetica, abbiamo la vecchia e la nuova classificazione, è stata elaborata la nuova tabella relativa alla nuova classificazione con valutazione dell'immobile fino alla classe A4. Questa tabella è fondamentale, va applicata a tutti i valori in base alla differenza tra la classe dell'immobile reale e la classe riportata nel Borsino. Sono state fatte anche delle revisioni dei coefficienti,
Vi posso fare un semplice esempio riguardo gli immobili con ascensore o senza ascensore. Oggi l'immobile senza ascensore con un piano alto è sicuramente più penalizzato rispetto a una volta, vuoi perché l'età media della popolazione è salita, vuoi perché siamo abituati a determinate comodità. Perciò la differenza di un valore, la forbice che c'era una volta tra un terzo piano e un secondo piano senza ascensore, oggi cresce. Questi coefficienti sono quelli che noi intendiamo mantenere aggiornati, e questo per tutte le altre categorie di coefficienti. Andiamo poi al borsino immobiliare vero e proprio e alla città di Como. La Convalle è divisa, scusate, no, la città di Como, quindi il comune di Como, è suddiviso in 23 zone. Quest'anno è stata apportata una modifica sostanziale, le zone diventano 24 attraverso il frazionamento della zona 3A, che diventa, della zona 3 che diventa 3A e 3B, e contemporaneamente la zona 3B ingloba una quota della zona 5. Questo perché con le variazioni degli ultimi anni di valori che hanno aumentato la forbice tra il centro e la fascia lago e la prima periferia, ci trovavamo una zona 5 che era diventata poco realistica, e quindi in questo modo abbiamo una migliore identificazione della zona. Per quanto riguarda i valori, la città di Como ha sostanzialmente una situazione di stabilità tendente a crescere. In particolare la crescita è concentrata nelle zone intorno al centro, il centro storico, ma soprattutto la crescita dei valori, che comunque non è sostanziale perché si parla di pochissimi punti percentuali, questa crescita è legata molto alla qualità dell'immobile e alla posizione. Quindi avremo anche delle variazioni in diminuzione proprio per quelle zone che sono meno appetibili oppure che hanno immobili di qualità più bassa. Passiamo ai comuni della provincia, che sono stati raggruppati dall'anno scorso in 10 macrozone, che potete vedere qui. Il borsino immobiliare per la provincia non subisce grandi variazioni. Vi segnalo prima di tutto un aggiornamento nelle tabelle nelle quali è stato inserito l'NTN, il numero di transazioni normalizzate rilevate dall'Agenzia del Territorio, che ringraziamo per il dato che ci ha fornito. Questo dato dell'NTN consente per gli immobili e per le zone di capire qual è la forza e la mobilità che c'è in ogni comune. Infatti i comuni che hanno più mobilità sono anche quelli dal punto di vista mercato immobiliare più attivi e più interessanti. Anche qui nella provincia di Como ci sono state delle variazioni in aumento e in diminuzione e seguono comunque il criterio della qualità e della posizione. Allora, per quanto riguarda il borsino immobiliare, un'illustrazione veloce delle modifiche è questa. A questo punto passiamo al sentiment che valuteremo insieme al professor Stanzani. Scusate un attimo che devo cambiare slide. Ecco, iniziamo subito con gli immobili residenziali. Gli immobili residenziali sono le compravendite in questo caso. Potete vedere per l'anno 2019 sulla destra l'andamento della richiesta degli immobili commerciali e delle vendite effettivamente ottenute. La linea rossa rappresenta il fattore negativo, cioè il numero di agenzie che ha avuto una riduzione di compravendite. La linea verde rappresenta la crescita e l'azzurro rappresenta la stabilità. Come potete vedere nel sondaggio che ci dà il sentiment, abbiamo una situazione rispetto all'anno scorso stabile, sempre 11% negativo, però vediamo una maggiore stabilità.
La maggior stabilità in sostanza la interpretiamo come un assestamento effettivo dei prezzi avvenuto nel 2019. Successivamente questa slide rappresenta il sentiment per il 2020. Allora, queste sono le aspettative per gli agenti immobiliari associati delle compravendite per l'anno in corso. Dobbiamo tenere presente che questo grafico è stato elaborato nel mese di febbraio all'inizio, quindi prima che l'epidemia di coronavirus, diciamo, stravolgesse un po' tutta l'economia italiana e anche mondiale. Infatti, in quel momento avevamo elaborato questo indice che chiamiamo di fiducia degli operatori, che parte dal 2010 e arriva al 2020, dove vedete che la componente verde, che è quella positiva, è al massimo, e come è già da alcuni anni, perché non è da poco che il mercato immobiliare funziona bene, almeno dal punto di vista del numero di compravendite. Ecco, dicevamo che questo è precedente al Covid-19, perciò io giro al professor Stanzani il commento di quello che sarà il mercato del primo e secondo trimestre del 2020. Buonasera a tutti. Mi tocca un ruolo che non mi è proprio, nel senso che io tenderei evidentemente a rafforzare le parole del presidente Bargolini dicendo che la domanda non è assolutamente scomparsa. È tuttavia abbastanza evidente che le preoccupazioni di tutti gli operatori immobiliari italiani siano massime, perché il governo non ha mai dato peso a un settore che vale un quinto del PIL. E sappiamo che il mercato immobiliare è correlato all'andamento del PIL. Se fossero vere le indicazioni che ci sono arrivate da qualche osservatore, che ogni settimana di lockdown ci è costata all'incirca un punto percentuale di perdita del prodotto interno lordo italiano, probabilmente finiremmo il 2020 con un meno 5%, e diciamo che questa è una misura che si colloca tra due estremi, cioè quindi c'è il meno 9,2% del Fondo Monetario Internazionale, e dall'altra parte c'è un meno 3% più ottimista della nostra Confcommercio. Sottolineavo solo in questa slide che ovviamente una perdita del 5% per riportare il PIL a valori ante pandemia, cioè quindi del 2019, necessita poi di successivi rialzi. Adesso qua abbiamo messo solo due ipotesi al 2021 e 2022, che comunque non sono da sottovalutare. Se passiamo alla slide successiva, ecco qua ci sono delle previsioni abbastanza tinte oscure, chiaramente non potrebbe essere diversamente, perché gli agenti immobiliari sono stati chiusi come anche i professori nelle loro case, peraltro, e non hanno fatto vedere le case, gli uffici, e quindi gli affitti sono stati tutti fermi in questo periodo. Solo i notai hanno lavorato, ma credo che abbiano ben poco lavorato, visto che ho saputo che sono state richieste anche da loro e da una buona parte di loro i 600 euro per cessata attività in questi mesi. Tutto sommato, se il PIL dovesse concretizzarsi in questa misura del meno 5%, l'andamento è rappresentato nella linea rossa che vedete, conseguentemente le variazioni percentuali che sono espresse da trimestre su trimestre, in questo caso, quindi non ricomprendono tutto l'anno, potrebbero già in questa fase essere in tutta Italia a un meno 60-70, insomma, non facciamoci comunque spaventare da questo, perché tutto sommato, e lo dico con grande sicurezza, se siamo fuori da questa emergenza pandemia, la strutturalità economica non è tale da destare preoccupazioni, e conseguentemente mi aspetto un recupero molto più immediato rispetto alle crisi finanziarie precedenti.
Perfetto. Scusate, compravendite, c'è stato un piccolo. Andiamo al discorso prezzi. Qui vediamo una fotografia del 2019 dove in confronto alla stabilità delle compravendite i prezzi hanno effettivamente un'evoluzione importante, un'evoluzione sia nel campo di crescita di un 7% di segnalazioni, sia nel campo della stabilità, mentre abbiamo una discesa abbastanza accentuata di un 10% delle agenzie che segnalano una diminuzione di prezzi. Questo conferma comunque che dal punto di vista prezzi il mercato è arrivato a una sua maturità e a una sua stabilità che tenderà a portarlo nei prossimi anni a una crescita. Per quanto riguarda la previsione per il 2020, sempre ante Covid-19, predomina sicuramente l'ottimismo e la stabilità dei valori. Quindi se voi notate la curva rossa che scende già dal 2017, da 37 a 21, poi si porta a 7, oggi si porta a 5, diciamo che in questo momento la spinta ribassista dei valori era esaurita e le aspettative per il 2020 era comunque di una stabilizzazione molto più concreta. Il Covid ovviamente ha un po' stravolto questa sicurezza, ma diciamo che secondo me non ha molto minato l'andamento dei prezzi, e adesso giro ancora al professor Stanzani del suo intervento. Sì, grazie. Sì, concordo con te Claudio. Credo che gli associati abbiano in mano fra pochi giorni, non so se ce l'hanno già disponibile, questo bel borsino immobiliare con questa bella copertina, e quei valori siano effettivamente particolarmente attuali ancora oggi. Questo per due ordini di motivi. Prima di tutto perché storicamente in Italia si è mostrata una certa rigidità dei prezzi degli immobili anche nelle precedenti crisi. Pensiamo all'eccesso di offerta che si era creato perché non si vendeva moltissimo negli anni più bui della crisi finanziaria, l'ultima che abbiamo avuto. Ed in secondo luogo perché comunque questi due mesi di blocco hanno in un certo modo acutizzato la forbice che anche la stessa Istat, sulla cui base abbiamo compiuto questo grafico che commentiamo, ci ha reso. Ossia l'appartamento nuovo, prima si citava qualità e posizione, ha subito anche nel corso del 2019 un rialzo consistente dell'1%, mentre l'appartamento recente, vedete, nel 2019 sul 2018 è cresciuto certamente, ma soltanto di un decimo di punto. Credo che questa forbice si ripercuota anche nel 2020, se non altro perché questi due mesi di blocco, stavo ricordando prima, hanno letteralmente evitato che ci siano nuove aperture di cantiere, e quindi sostanzialmente la domanda di qualità che vuole appartamenti anche in stabili ristrutturati, ma dotati di tutti i nuovi criteri, quindi dove predomina la qualità, sia necessariamente particolarmente ambita. Quindi chi cambia casa sostanzialmente non guarderà troppo al prezzo. Certo, a fianco della pandemia, l'abbiamo dimenticato prima di dire, c'è una reale possibilità di crisi economica, e in questo senso mi auguro che già i quantitative easing che sono stati disposti, proprio oggi abbiamo avuto questa notizia, più tutti i governi che naturalmente stanno lavorando per immettere liquidità sul mercato, non potranno altro che rafforzare la corsa al mattone di chi avrà queste disponibilità monetarie, perché il momento storico dal punto di vista strutturale comunque continuerà ad esistere con tassi bassi. Probabilmente è vero quanto si osservava in precedenza, ossia ci potranno essere delle rivisitazioni dei meccanismi di erogazione del credito da parte delle banche, ma assolutamente
il bene immobile in periodi come questo potrebbe rappresentare davvero un rifugio, oltre che una reale necessità, come si ricordava in precedenza, più spazio, giardino, terrazzo e cose di questo tipo per garantire una migliore qualità della vita. Bene, passiamo a un altro settore, sempre residenziale, però quello turistico. Il settore turistico negli ultimi anni ha avuto un andamento abbastanza positivo. Vediamo che nel 2019 c'è stato un miglioramento rispetto al 2018, anche se non sostanziale, ma una tendenza anche a un aumento delle compravendite. Il sentiment 2019 mostrava un certo ottimismo, come vedete la linea rossa scendeva in maniera sostanziale. Sicuramente tra residenziale normale e turistico ci sarà nel 2020 una grossa differenza, perché praticamente il crollo dei flussi turistici da un lato impedisce alle persone interessate all'acquisto, che sicuramente rimarranno e ci saranno, di poterci raggiungere e poter vedere gli immobili. E quindi tutto viene gestito a livello virtuale dagli agenti immobiliari, ma con determinate difficoltà che si possono ben comprendere. Dall'altro, le prospettive che l'epidemia non si concluda, ma sia latente per un certo periodo, renderà comunque questo mercato difficile per i prossimi giorni, per i prossimi mesi. Stesso discorso è valido per i prezzi. Abbiamo avuto un miglioramento indubbio nel 2019 e abbiamo delle previsioni buone anche per il 2020. Vediamo con il professor Stanzani invece quali sono quali sono le opinioni, quali sono i dati su cui basarci. Qua naturalmente nel breve periodo abbiamo una situazione abbastanza drammatica, ma è evidente. Tuttavia non ci dobbiamo scoraggiare, perché le impostazioni che ci hanno reso i nostri governanti sono quelle di cercare di incentivare il turismo locale, e quindi sostanzialmente se rimarrà il cosiddetto blocco regionale, immagino che i lombardi che vogliano ovviamente fare un bagno debbano necessariamente rivolgersi in zone lacustri della loro regione. In conseguenza ci potrebbero essere certamente miglioramenti per gli affitti locali. La cosa drammatica, evidentemente, ma la sentiamo tutti i giorni e ce ne ha data testimonianza anche Confcommercio, sono naturalmente i pubblici esercizi e gli hotel, gli alberghi che hanno un vuoto di prenotazione. Certamente quanto si attestava negli anni antecedenti, in cui c'era un mercato dinamico di compravendite in mano agli stranieri, almeno per quest'anno è un concetto che purtroppo dobbiamo dimenticarci, perché chiaramente il blocco sarà consistente e ne dobbiamo venire fuori. Bene, andiamo agli immobili di lusso, settore importante per la provincia di Como, in particolar modo per il lago di Como. Settore ovviamente di nicchia che coinvolge un numero limitato di compravendite, ma con valori decisamente alti. Abbiamo il discorso dell'andamento nel 2019, che è evoluto in maniera positiva, come si può vedere, addirittura meglio del comparto turistico. Abbiamo le aspettative per il 2020 decisamente migliori, e sempre il discorso coronavirus andrà a incidere su questo mercato in maniera simile a per quanto riguarda quello turistico, perché dato che gli acquirenti sul lago di Como e nella provincia di Como sono per la maggior parte stranieri, è inevitabile che questo blocco degli spostamenti, della mobilità, renda il mercato molto più difficile degli altri anni. Infine, andiamo agli immobili commerciali e industriali.
un settore che da diversi anni soffre a partire dalla crisi del 2008 e ha mostrato dei segni di ripresa nel 2019 sia per quanto riguarda le segnalazioni dei nostri associati, dove c'è un moderato ottimismo, una moderata segnalazione di miglioramento, ma soprattutto erano le aspettative per il 2020 che vengono a questo punto messe in discussione in modo pesante, perché il comparto economico ovviamente in questa situazione bisogna capire quali imprenditori stanno oggi pensando a comprare un negozio o un capannone. Perciò anche qui abbiamo un intervento diciamo statistico proprio sul discorso commerciale. Vai Stefano. Sì, cioè, c'è poco da in effetti dire, il grafico lo vedete anche voi, le variazioni del primo trimestre del 2020 e anche del secondo presuppongono delle diminuzioni consistenti in doppia cifra. Naturalmente quelle che vediamo meno consistenti sono quelle tendenziali del PIL che avevamo prima calcolate e determinate. Anche in questo caso, certamente con le debite proporzioni a precauzioni, a differenza del mercato della casa, che dobbiamo assumere, perché naturalmente non sappiamo la reale portata degli interventi governativi a supporto dell'economia, siamo naturalmente ottimisti, perché è fondamentale, come abbiamo visto anche dal sentiment appena discusso da Claudio, è piuttosto positivo. Era piuttosto positivo, scusate. Scusate, ma io sento due audio diversi. Bene, vorrei solo dire una cosa, che il settore comunque industriale riprenderà, sembra appunto a giorni, riprenderà quasi, non dico al pieno, ma con una buona percentuale di imprese. Sicuramente qui ci saranno dei numeri e dei riscontri favorevoli sicuramente alla logistica in questo settore e sicuramente alla produzione di tutto quello che riguarda l'emergenza sanitaria. Quindi diciamo che poi non sarà tutto così nero, certamente per la stragrande maggioranza dell'economia industriale ci vorrà tempo per tornare a dei valori, a dei caratteri normali. Traiamo a questo punto delle conclusioni, sempre legate al nostro sondaggio. Partiamo dalla differenza sconto medio rispetto al prezzo richiesto per gli immobili residenziali. Nel 2018 avevamo un 12% di sconto, nel 2019 questo gap scende a 9,3 punti. Anche questo è un segnale che l'economia migliorava, l'economia immobiliare migliorava e c'era maggior rigidità sui prezzi, maggiori prezzi migliori ottenuti. È chiaro che tutto questo ragionamento va sempre fatto di fronte a una valutazione corretta dell'immobile, perché si presuppone che il prezzo di vendita di partenza non sia campato in aria, ma abbia dei fondamenti effettivi su quello che può essere anche il dato del borsino immobiliare. I tempi di vendita scendono a 7,7 mesi, quasi 8 mesi, contro i 9 dell'anno precedente, e anche qui abbiamo un segnale positivo. In questa slide vi ho riportato le transazioni residenziali del 2019, che si chiude con circa 603.500 transazioni. Sulla destra vedete il grafico a partire dal 2006 ad oggi, dove la discesa delle compravendite è finita nel 2013, dopodiché c'è una costante, ma non molto forte, risalita fino al 2019. Un dato che vi può forse far rendere conto è che dal 2006 ad oggi la differenza di compravendite è del 28% in meno, nel 2013 punto più basso era 53,8%, quindi
di strada ne abbiamo fatta, ci siamo fermati in mezzo al guado a causa di questa emergenza. Sicuramente nel 2020 ci sarà un calo forte che però sarà recuperato velocemente, cioè come velocemente i numeri sono scesi, così velocemente potranno salire e ci auguriamo entro 2 anni di ritornare alla normalità. Scusate, Niente, io a questo punto se vi farei vedere questo grafico che mostra l'andamento delle compravendite dall'85 al 2019, nel 2019 ci siamo fermati a, più o meno ai valori del 98-99, recuperando spazio perduto. A questo punto do ancora la parola a Stefano Stanzani per un suo intervento conclusivo. Sì, beh, tirando un po' le somme, direi che almeno sul settore residenziale la domanda non scompare o non dovrebbe scomparire. Qualità, posizione, insieme a nuove determinanti sociali, quali il telelavoro, farà naturalmente eco a un bisogno di prodotto adatto al tempo in cui si vive. Una cosa da sottolineare e da non trascurare è che, se è vero da un certo punto di vista che gli affitti brevi, soprattutto per immobili di un certo prestigio, di una certa qualità, possono ovviamente restare al palo, in particolare per quest'anno, per questa stagione estiva, è altrettanto vero che ci si può, potrebbero anche divenire degli affitti a medio-lungo termine per residenti direttamente in quelle aree che stanno cercando magari più spazio. Ecco, questo è da non trascurare. In quelle aree intendo Como città o anche più giù verso chiaramente la Brianza comasca. Un'altra cosa che era da sottolineare, ne aveva già parlato il nostro vicepresidente a proposito dell'industriale e della rivisitazione della logistica che in questo periodo ha osservato un boom particolarmente entusiasmante, dato che non ci possiamo spostare noi, si devono spostare le merci che arrivano a noi. Beh, in questo senso ci potrebbero essere delle domande, come ricordavamo in precedenza, sia dal punto di vista di nuovi insediamenti logistici, ma anche di city logistics, cioè quindi di hub intermedi che stanno tra il centro logistico più grande e la città. E questo naturalmente potrebbe fare sorgere dei bisogni di spazio. Poi non dimentichiamoci che naturalmente tutta sanità, clinica, RSA, ma aggiungerei anche studentati, debbano essere riviste secondo alcune normative di sicurezza che probabilmente verranno da qui a breve promulgate. Il discorso sempre sul mercato residenziale riguarda un po' la disponibilità da parte di taluni che vorranno finanziare magari ulteriormente le proprie imprese con dei fondi, dei risparmi che avevano disponibili, e in questo senso la vendita magari più diretta e immediata potrebbe anche fare percepire che ci sono dei buoni affari o delle buone occasioni di acquistare proprio per posizione degli immobili che sono o che non erano prima disponibili. Naturalmente sui prezzi ci siamo già espressi, quindi si comprerà a prezzi ex ante pandemia, e tutto sommato mi sento di ribadire che la situazione non sia dal punto di vista immobiliare così tragica come ce la vogliono fare credere taluni istituti di ricerca, questo senza citare nomi e cognomi, però direi che certo a un blackout totale di compravendite di questi primi 6 mesi, che poi non sono 6 mesi perché in realtà fino a tutto febbraio le attività sono
sono andate avanti in maniera piuttosto virtuosa, succederà una ripresa a partire probabilmente da settembre-ottobre, quando le situazioni saranno più ferme e le bocce, diciamo, si saranno fermate. Vi ringrazio intanto, ringrazio tutti, non avevo salutato nessuno, sono partito un po' a freddo. A presto. Grazie mille, professor Stanzani. Quindi concludiamo l'intervento sul Borsino con un augurio che settimana prossima sia effettivamente il momento di una, diciamo, cauta e accurata ripresa, cauta rispettando quelle che sono le sicurezze che ci verranno illustrate tra l'altro presto in un incontro per il quale lascio la parola appunto al nostro presidente Mirko Bergolini. Buona giornata a tutti. Ringrazio Claudio Zanetti e il professor Stefano Stanzani per l'impegno e la qualità dell'intervento che ogni anno naturalmente ci propongono ed è sempre molto interessante. Spero che la presentazione del Borsino 2020 sia stata di vostro interesse e gradimento. Nonostante tutte le vicissitudini che abbiamo vissuto in questa oretta, ringrazio l'associato e consigliere Fabrizio Puglia per aver messo a disposizione la piattaforma, i relatori e i partecipanti che hanno permesso lo svolgimento dell'evento in questa situazione straordinaria. E non per ultimo Andrea Pizzi per i preziosi contributi ed il tempo che ci concede. Lasciatemi inoltre esprimere il mio ringraziamento a tutti gli associati che hanno investito del tempo per la realizzazione del Borsino, per i rilevatori dei prezzi e per chi ci permette di essere qui oggi. Devo dire che il Borsino occupa quasi un centinaio di associati, tra i rilevatori, chi compone il Borsino, le varie commissioni. Quindi devo dire grazie veramente per l'impegno che dimostrano ogni anno, anche perché sono sempre 4-5 mesi di duro lavoro. Allora, adesso vorrei ringraziare la mia giunta, il mio direttivo, ma soprattutto la giunta, partendo da Claudio Zanetti, che è il direttore responsabile e rappresenta la Commissione Borsino Immobiliare, la Commissione Interna rappresentata da Marco Mangano, a cui lascerei un attimino la parola per parlare delle novità in merito ai corsi 2020. Marco, non ti vediamo. Non ti vediamo, Marco. Ok, magari proviamo un attimino dopo. Allora lascio la parola alla commissione web rappresentata da Davide Carnevali, a cui lascio la parola per le novità in merito all'area web dell'associazione. Buonasera a tutti, grazie Presidente. L'area web dell'associazione è in continua evoluzione. Come anticipato da te poco fa, le novità principali riguardano il portale trovacasacomo.it con la sezione valutazioni e l'inserimento del box rata negli annunci. Inoltre ricordo a tutti il nostro sito istituzionale www.fimacomo.it con tutte le news riguardanti la nostra associazione e il sito borsinoimmobiliare.com per le quotazioni online, anche quelle storiche. Siamo sempre disponibili per assistenza e per accettare suggerimenti. Scrivete pure all'indirizzo mail dedicato help@fimacomo.it. Approfitto infine per ringraziare Massimiliano Papa e Lorenzo Masoco, quali membri di commissione, per il loro impegno. Ringrazio anche tutti i partecipanti che oggi ci hanno seguito. Ripasso la parola a te, Presidente. Grazie. Grazie, Davide. Non vedo ancora Marco, quindi se non c'è passerei la parola e i ringraziamenti a Daniela Camerata. I ringraziamenti a Daniela sono doppi perché ha dovuto organizzare l'evento live, diciamo, e l'ha anche dovuto rismontare, che non è stata una cosa banale, e abbiamo dovuto cercare di riorganizzare questo evento. Sicuramente
abbiamo dei margini di miglioramento, ma devo dire grazie per l'impegno che ci ha messo. Quindi Daniela, lascio a te la parola. Buonasera a tutti. Sì, qualche piccolo imprevisto iniziale c'è stato, ma vabbè, è la prima volta e il bello della diretta, quindi poi abbiamo recuperato egregiamente, dai. Quindi tutti coloro che comunque si erano registrati all'evento e che magari non sono riusciti a parteciparvi anche con la diretta, gli manderemo poi direttamente il link, quindi nessuno perderà l'evento Borsino via mail, in modo che tutti comunque potranno seguirlo e avere i dati. Volevamo anche ricordare a tutti di appunto involontariamente abbiamo messo la presentazione anche in diretta Facebook, e questo si aggancia un po' a quello che è anche uno dei ruoli della commissione PR, che è la commissione di cui faccio parte, e che fa capire l'importanza in questo momento dei social effettivamente. Quindi chiediamo a tutti di seguirci sia su Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn, perché potrete essere sempre aggiornati, soprattutto in questo momento che è abbastanza complesso, in cui ci sono aggiornamenti continui. Lì potrete trovare tutte le informazioni direttamente che vi rimandano i corsi, piuttosto che alle informative, alle normative, ai nuovi decreti, alle ordinanze, rimandandovi poi anche quello che è il sito istituzionale. Quindi appunto in questo momento così particolare, forse social che una volta venivano utilizzati con altri scopi possono essere invece davvero delle grosse fonti di comunicazioni e di informazioni. Seguiteci come FIMACOMO, quindi mi permetto di fare giusto due parole per ringraziare la Commissione PR, perché come dicevi te davvero era stato fatto un grosso lavoro fino a fine febbraio per arrivare alla presentazione ufficiale, e poi è stato rismontato tutto. Quindi c'è stato un grosso lavoro di squadra, perché oltre la professionalità mettiamo tutti anche tanta passione. Quindi un grazie di cuore a tutti loro. E poi volevo ricordare anche a tutti gli associati che dal 4, quando si potrà nuovamente lavorare, inizierà la distribuzione dei borsini mobiliari, quindi verrà rilasciata una copia cartacea a tutti. Le delegazioni incaricate saranno 4, che sarà la zona di Como, Erba, Cantù e Olgiate Comasco, in modo da coprire tutta la provincia. Quindi poi eventualmente ci scrivete o ci chiamate e vi diremo in base alla zona dove avete l'ufficio dove andarli a ritirare. E ricordiamo invece a tutti gli altri che fossero interessati che possano eventualmente acquistare la copia del borsino presso Buffetti, Colombo, Ballarate e la Cartoleria Centrale. Quindi un grazie a tutti gli associati e a tutti quanti per questa partecipazione. Cercheremo sicuramente di migliorarci, però dai, già in corso d'opera abbiamo migliorato. Grazie a tutti. Certo che con l'esperienza, pian piano, le cose possono venire meglio. Vedo Marco, quindi lascio Marco Mangano, commissione interna dell'associazione. Lui ci parlerà della novità in merito ai corsi 2020. Gli intervenuti per aver tenuto anche vivo il... Marco, purtroppo ti sentiamo malissimo, addirittura non ti sentiamo. Sì, provo. Così mi sento. No, non ti sentiamo. Allora bloccherei il tuo intervento se vuoi e dico sì, io sì. Due cose. Sapete che come FIMA Como ogni anno organizziamo vari corsi. Uscirà presto una lista, vi manderemo una lista dei prossimi incontri, che purtroppo per quest'anno saranno tutti tramite video, perché non ci sarà la possibilità dell'aggregazione. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che faremo anche dei corsi in collaborazione con la FIMA regionale, e anche lì sarete edotti delle varie date e di quello che delle date di quello che, degli argomenti. Vi ricordo anche che continueremo per il 2021
a cercare di organizzare un corso parauniversitario. Io ci tengo molto, sono convinto che può essere una cosa molto interessante. Purtroppo per quest'anno non abbiamo avuto la possibilità, per vari motivi che ormai conoscete, ma vedremo per il 2021 di riproporlo. Approfitto anche per ricordarvi una importante appuntamento per le riaperture dei nostri uffici. Se mi potete mandare la locandina, grazie. Vi aspetto giovedì 30 aprile alle ore 10 con il presidente nazionale Santino Taverna e il coordinatore regionale Oscar Caironi, oltre al consulente legale FIMA nazionale Daniele Mammani, per informarmi sulle nozioni giuridiche e delle informazioni sulle riaperture. Ci saranno anche delle documentazioni, della cartellonistica e ci saranno anche dei documenti preparati per l'approccio col cliente, per entrare nelle loro case, per avere delle malleve. Quindi ci tengo che tutti possano partecipare, durerà un'oretta, non sarà noioso e soprattutto poi Davide Carnevali e la Daniela Camerata, Daniela per quanto riguarda i social e Davide per quanto riguarda il sito, vi faranno sapere dove trovare questi flyer, questa cartellonistica che abbiamo preparato per chi può entrare in ufficio, come deve entrare e tutta un'altra serie di cose che poi giovedì vedrete. È importante partecipare, iscrivetevi. Da stasera so che Daniela ha preparato il lancio in Facebook e con Davide e con Andrea Pizzi manderemo poi l'invito via email. Ok, penso che ci siamo. Mi auguro di rivedervi tutti l'anno prossimo presso la sede che sceglieremo per il 2021, spero non in streaming, e di potervi finalmente salutare tutti di persona e poi magari, come facciamo tutti gli anni, di berci un aperitivo insieme. Vi ringrazio per averci seguiti, arrivederci.